sono molti contatti con il Giappone, quindi noi abbiamo sfruttato queste nostre conoscenze e questo rapporto che dura da ormai più di 20 anni per permettere a delle squadre giapponesi, che non sono solo squadre professionistiche ma sono anche soprattutto squadre di licei, squadre di università, di approfondire la loro conoscenza per potersi confrontare con squadre di pari livello in Italia. Infatti il loro intento è quello di imparare qualcosa in più facendo una settimana di allenamenti con tecnici italiani e giocare con le migliori selezioni della loro stessa età, quindi dal liceo, scuola media, anche a università. Questa infatti è un'università.4月から新しいシーズンが始まります。そのために選手の強化に来ました。はい、ノバーラは昨年も来て、昨年とのチームの比較ができるかなと思って、まずノバーラで行きました。で、サンプドリアのプリマベーラというチームが非常に優秀な選手が多いということで、最終チェックに不足のない相手だと思って来ました。 L'obiettivo della società è quello di cercare di confrontarci il più possibile con le realtà calcistiche di altri paesi. Abbiamo avuto questa occasione, siamo ben felici di ospitare questa squadra collegiale, di far fare esperienza anche ai nostri ragazzi con pari età di diverse nazioni. Io primi incontri con squadre giapponesi li ho avuti quando giocavo con la Sampdoria in una tournée del 1993. Già si vedeva questa grande voglia e fame di emergere a livello calcistico e di portare oltre frontiera il loro sapere del giocare a calcio. Sempre un bel test, conoscere nuove cose, nuove metodologie, anche parlare magari con loro di calcio, che è poi quello che stiamo facendo adesso, dunque un bel pomeriggio diciamo. Sono paesi che cercano sempre di migliorare, certamente hanno un'organizzazione sicuramente all'avanguardia e negli anni hanno cercato sempre di far bene. Nanami a Venezia era un ragazzo tecnicamente molto dotato. Era molto timido, invece Nagisawa era un po' più sveglio, un po' più birichino. Mi ricordo solo che il mister Novellino mi mise in camera di ritiro con lui per così svezzarlo subito al calcio italiano e non era stato facile perché è normale, arrivava da un altro paese, la lingua, difficilissimo comunicare con lui, dunque mi ricordo che quando arrivavamo in camera era morto e si metteva nel lettino lì e dormiva sempre perché era stanchissimo. Però un bel ricordo, no, sicuramente l'educazione, quello del rispetto, la cultura del lavoro erano al massimo. Dunque mi ricordo veramente che erano ragazzi sotto quell'aspetto lì eccezionali.